Iniziamo. Gli esercizi proposti verranno eseguiti a intensità moderata, ovvero la respirazione deve essere accelerata ma senza arrivare all'affanno che impedisca la conversazione. Iniziamo ora il nostro allenamento con una fase di riscaldamento cardiovascolare. Possiamo farla sia sul posto che utilizzando un piccolo spazio o un corridoio, quindi con delle camminate o giri in cerchio. Iniziamo con i 2 minuti di camminata sul posto. Ok, è passato 1 minuto, continuiamo con un altro minuto. Gli ultimi 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, 1, stop. Proseguiamo ora con 2 minuti di camminata avanti e indietro a velocità progressivamente più elevata. Durante l'esercizio il respiro dovrà essere naturale. È passato 1 minuto, abbiamo ancora un altro minuto. Ricordiamoci di far oscillare le braccia come in una camminata classica. Ultimi 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Infine, proseguiamo con 2 minuti di camminate in cerchio, sfruttando uno spazio più ampio o il giardino di casa.
È passato un minuto. Ricordatevi di respirare naturalmente durante tutto l'arco dell'esercizio. Ultimi 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Proseguiamo il nostro riscaldamento coinvolgendo anche gli arti superiori. Marcia sul posto con delle circonduzioni delle braccia prima all'indietro per 30 secondi e poi in avanti sempre per 30 secondi. Ripetiamo per un totale di 2 minuti. Sono passati 30 secondi, cambio giro. Cambio giro. E di nuovo cambio giro. Negli ultimi 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Proseguiamo con spostamenti laterali verso destra, con ginocchia semipiegate e braccia distese in avanti e poi verso sinistra per 2 minuti. Possiamo aumentare o diminuire la velocità del passo in base alla propria percezione di affaticamento. Mantenere la respirazione regolare.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Proseguiamo con la marcia sul posto. Per complicare la coordinazione, solleveremo un ginocchio e il braccio opposto, il tutto per 2 minuti. Questo esercizio andrà a stimolare sia la coordinazione che l'equilibrio. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Il nostro riscaldamento è concluso. Procediamo con gli esercizi di potenziamento degli arti superiori, che permetteranno di migliorare la forza dei vostri muscoli per acquisire maggiore autonomia. Si ricorda di fare attenzione nel caso di fissola arterovenosa, prossimale o distale. Si consiglia di eseguire gli esercizi di forza solo nell'arto senza fissola arterovenosa. Nel caso in cui la fissola sia stata rimossa, eseguire gli esercizi di forza in entrambi gli arti. Se la fissola arterovenosa si trova a livello distale, si può indossare un polsino contenitivo o si può valutare di eseguire ugualmente gli esercizi. Per qualsiasi dubbio, si chieda consiglio al proprio medico del centro trapianti. Per svolgere questi esercizi serviranno dei semplici attrezzi, come un tappetino e una coppia di pesetti o in alternativa delle bottigliette di acqua da mezzo litro oppure da un litro. Inoltre potranno essere utilizzati altri piccoli attrezzi che potete reperire a casa, come una sedia, il manico di scopa oppure un bastone. Iniziamo nell'eseguire un esercizio per allenare i muscoli bicipiti. Possiamo eseguire per ora questo esercizio seduti sulla sedia con la schiena staccata dallo schienale. Utilizzeremo dei piccoli pesetti da mezzo chilo oppure una bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Posizionare il gomito nella loggia interna del ginocchio. Andremo a fare delle flessioni dell'avambraccio sul braccio, portando quindi la mano verso la spalla. Quando porto il polso alla spalla, butto fuori l'aria. Quando scendo, prendo dentro l'aria. Eseguiamo 3 serie da 12 ripetizioni per ogni arto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. La pausa di recupero di un braccio servirà per andare a seguire la serie nell'altro braccio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Iniziamo con la seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamo braccio. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ultima serie. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ultimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Proseguiamo con allenare i deltoidi. Seduti sulla sedia, mantenendo la schiena staccata dallo schienale, partenza con braccia lungo i fianchi, andremo a sollevare le braccia esternamente senza superare la linea delle spalle e ritorno. Quando sollevo le braccia, andrò a buttare fuori l'aria. E quando ritorno prenderò l'aria dal naso. Eseguiamo 3 serie da 12 ripetizioni con 20 secondi di recupero tra ogni serie. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 e 12. Ora faremo 20 secondi di recupero. Prendere respiro e riposare. Ok. Seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 12, pausa di 20 secondi. Respiro regolarmente e riposo. Ultima serie. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e riposo. Ora passiamo agli esercizi di potenziamento degli arti inferiori. Eseguiamo ora degli squat con l'aiuto di una sedia come supporto. Flettere le anche e piegare le ginocchia a 90 gradi, come per sedersi sulla sedia. Nello squat è fondamentale arretrare bene con il bacino, sfiorare la seduta tenendo sempre la schiena eretta. Possiamo svolgerlo con le mani tese verso avanti oppure con le braccia incrociate al petto.
Non lasciare che le ginocchia cadano verso l'interno. La respirazione sarà espirare nella fase di discesa e prendere l'aria mentre ci si rialza. Eseguiamo ora tre serie da 12 squat con un minuto di recupero tra ogni serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Facciamo un minuto di recupero. Iniziamo la seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12. Un minuto di recupero e poi eseguiremo l'ultima serie. Ultima serie. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. La nostra fase di rinforzo muscolare è conclusa. Procediamo con l'allenamento aerobico. Iniziamo sollevando alternativamente il ginocchio, avvicinando le braccia per 2 minuti.
Ultimo minuto. Ultimi 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Adesso andremo a sollevare il tallone verso il sedere con la coordinazione delle braccia sempre per 2 minuti. Ultimo minuto. Ultimi 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Proseguiamo con aprire e chiudere le gambe in coordinazione con le braccia in posizione di candeliere per 2 minuti. Ancora 1 minuto. Ancora 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei,
5, 4, 3, 2, 1, stop. Proseguiamo sempre con le gambe, ma ora vado a stendere e a piegare le braccia verso l'alto, sempre per 2 minuti. Ancora 1 minuto. Ancora 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Se abbiamo una cyclette in casa, possiamo eseguire 10-15 minuti di cyclette partendo con un'intensità molto ridotta, ovvero a macchina spenta, incrementando leggermente la velocità di pedalata o di resistenza, ricordando sempre che per eseguire un buon allenamento aerobico, la respirazione durante l'esercizio deve essere accelerata, ma senza arrivare all'affanno che impedisca la conversazione. Se non abbiamo la cyclette, possiamo camminare per 10-15 minuti all'aperto o nel proprio giardino.
Ricordiamo di respirare regolarmente durante tutto l'esercizio. La respirazione deve essere accelerata, ma senza arrivare all'affanno che impedisca la conversazione. Siamo a 5 minuti. Forza, non mollare. Con l'incrementare dei minuti cerchiamo di aumentare l'intensità di pedalata.
Siamo a 10 minuti. Regoliamo la velocità di pedalata e quindi l'intensità dell'esercizio in base alla nostra sensazione. L'esercizio dovrà essere né troppo leggero né troppo intenso. L'esercizio è terminato. Riposa un attimo prima di procedere con l'esercizio successivo. La nostra fase di allenamento aerobico è conclusa.
Finiamo sempre il nostro allenamento con lo stretching dei distretti muscolari che abbiamo allenato. Per quanto riguarda gli arti superiori, eseguiamo l'allungamento del bicipite e pettorale. Con le spalle a una parete o allo stipite della porta, con una mano in presa, creare delle torsioni del busto e della testa verso il lato opposto alla presa. Mantenere la posizione senza molleggiare per 10-15 secondi e ripetere la serie 3 volte. Cambio. 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 Cambio, ultima serie. Cambio. E stop. Proseguiamo con lo stretching della capsula posteriore. Appoggiare la mano alla spalla controlaterale e con l'altra mano afferrare il gomito. Fare una piccola pressione del gomito verso la spalla. Mantenere la posizione senza molleggiare per 10-15 secondi e ripetere la serie 3 volte. Iniziamo! Cambio. 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 E cambio. E relax. Per quanto riguarda gli arti inferiori, eseguiamo lo stretching del quadricipite. Prendere il dorso del piede con la mano corrispondente allo stesso lato e cercare di avvicinare il piede al gluteo. Eseguire due serie da 30 secondi per ogni gamba. Per questioni di sicurezza, è bene effettuare l'esercizio con un lato del corpo vicino da una parete stabile o una sedia, per evitare perdite di equilibrio.
Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il piede con la mano, appoggiare il dorso del piede sopra una sedia. Nel caso in cui la sedia sia troppo bassa, afferrare i pantaloni e cercare di avvicinare il piede al gluteo. Respirare in maniera naturale. Cambio. 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 E stop. Infine allungheremo i muscoli flessori. Posizionare il piede sopra una sedia. Mantenere il piede a martello e cercare di raggiungere lentamente la punta del piede con entrambe le mani, senza percepire dolore. In caso di rigidità, arrestarsi prima, per esempio appena sotto al ginocchio. Eseguiamo due serie da 30 secondi, alternando le gambe. Evitare di molleggiare. Cambio. Cercare di buttare fuori l'aria quando si arriva al massimo allungamento, senza percepire dolore. Cambio. Cambio.
e stop. Con questo esercizio abbiamo concluso la nostra lezione. Si consiglia di eseguire ogni lezione per circa un mese e mezzo, per 2-3 volte a settimana regolarmente. Ad ogni lezione andremo a sviluppare una sequenza di esercizi in progressione, che aumenteranno gradualmente le difficoltà, ma sempre svolti in sicurezza. Ricorda che la sedentarietà peggiora la tua condizione fisica e un regolare esercizio fisico aiuta a preservare il dono che hai ricevuto.